Ho lavorato fino al 2001 e sono una pensionata attiva, sono attualmente la coordinatrice di un centro antiviolenza che negli anni si è evoluto, diciamo così, che è nato nel 1883 dietro la spinta di alcuni processi per stupro fatti nei dintorni di Torino e noi abbiamo istituito un'associazione che si è costituita da parte civile e abbiamo ottenuto, perché erano tutti minori, abbiamo ottenuto anche delle pene alternative, come si diceva una volta. Certo i tempi sono passati, oggi è tutta un'altra roba. Però voglio ricordare ancora una cosa, che vabbè, dopo vent'anni di attesa della legge contro la violenza sulle donne, passata la legge dopo vent'anni, io stavo fuori di una grande sala gremita di donne, di gente con delle relatrici che venivano da Roma e le mie compagne mi tiravano perché io non volevo entrare in quella, in quella sala. Perché dicevo, dopo questa legge, aumentate le pene. Qualcuno ha detto: dopo questa legge non, non rimarrà altro che farci uccidere. Non sono una strega, però. Pensando, io lo so che non si deve giudicare, ma pensando alle denunce, alla vita eh, di tutte le donne che avevamo incontrato negli anni nel nostro centro, io sono una mediterranea, voi potete immaginare le, la mia emozione nell'aprire la porta a una donna di una certa età, Maria, che entra in silenzio. E in silenzio io chiudo la porta alle sue spalle. Lei si mette a piangere e io in silenzio le porgo un fazzoletto e intanto la conduco verso un sofà che allora avevamo, dicendole: Puoi piangere quanto vuoi, questa è anche casa tua. Allora, questo lo racconto per dire che è la discrezione piemontese che, ti, che, che si sposa con una, voi vedete la mia gestualità, io tocco, abbraccio, apro la porta, dico vieni, invito, come dire, andiamo, ti porto, ti accompagno. È molto diversa dalle mie amiche che ancora oggi, dopo tanti anni di convivenza insieme a noi, io appartengo a una grande famiglia, ancora oggi invitano a cena alle 8 di sera e c'è solo l'acqua minerale in frigo. Cioè è una roba che voi potete immaginare quando mi sono trovata di fronte anche... Alla signora ampia Montese, scusatemi se qualcuno di voi, ma io lo faccio veramente con molto amore, dice, sa, io col primo marito non mi sono mai fatta sentire, mai urlato, invece con questo nuovo tutti nella scala sentono che urla, io ho una vergogna incredibile. E io dicevo, ma tu la prima alleanza la devi fare coi vicini se ti vuoi salvare la vita casa aperta, <ride> noi non abbiamo un centro chiuso, la porta viene aperta a tutte le donne di ogni età, di ogni religione, di ogni provenienza, però quando io incontro una donna, a parte il fatto che io sono molto mio, adesso tengo gli occhiali perché tanto è uguale per me, ma io le faccio sedere molto vicine perché ho bisogno di guardarle, guardarle negli occhi io faccio una domanda dietro l'altra per cercare di capire esattamente chi ho di fronte e chi e che cosa mi sta raccontando. Perché dal racconto viene fuori, e così come è fatto, viene fuori la loro vita, la vita di ognuna di noi, perché ne, ognuna di noi nella sua singolarità ha la sua storia, ma è sempre diversa da quella dell'altra perché l'autenticità del singolare la esprimiamo solamente dopo molto tempo, dopo molte domande, perché ogni domanda ha la sua risposta, ma è capace anche poi di darsela da sé la risposta, tanto per dire. Quindi è un centro un po' particolare, è stato voluto dalle donne, noi rivendichiamo autonomia e laicità anche verso le istituzioni, ma con le istituzioni però lavoriamo, facciamo rete, perché vorrei dire alcune cose della mia regione. Torino è stata la prima città che ha riconosciuto il fenomeno della violenza in famiglia. Torino, l'amministrazione della città di Torino certamente avevamo un'assessora. A Torino è nato il primo coordinamento cittadino e oggi provinciale contro la violenza. Sulle donne e di questo coordinamento ne fanno parte tutte le associazioni, anche quelle che man mano oggi nascono perché ne nasce, come dice qualcuno, una al dì. La, la, regio <ride> la Regione Piemonte ha speso tanti soldi per fare formazione con tutti gli operatori, carabinieri, polizia, vigili di prossimità. Con le associazioni di volontariato, con, le, con tutte le altre associazioni presenti sul territorio. Quindi, io nelle parole del, del papà riconosco attraverso la parola qualche cosa che lui ha detto: anche noi amiamo vivere bene, anch'io voglio una buona vita tutti i giorni. Perché una buona vita conforta la mente, nel senso che quello che manca a volte nel racconto manca proprio il pensiero ragazzi e ragazze e lì bisogna arrivare ed è dura eh, perché comunque noi però un, ripeto una cosa che dicono gli uomini no a capirle le donne lo dicono tutti probabilmente lo dite pure voi però basta metterci un po' di volontà no bisogna proprio mettercela tutta se si vuole come dire, non solo amare se stessi, oppure conoscere l'amore che si ha per se stessi, ma amare anche l'altro, l'altro che hai di fronte perché tu non esisti se non sei riconosciuto dall'altro. È veramente nella coppia quando dice "mi sento sola" vuol dire qualche cosa. Quando qualcuno dice "mi sento solo in questo momento", quante volte noi donne abbiamo ascoltato, no? uomini che dicono mi sento solo in questo momento, non solo nel periodo delle vacanze ragazzi. La solitudine è qualcosa che nasce dentro di noi perché c'è una separazione tra noi e gli altri. E che lui che, dove è finito il figlio? Che parlava, che parlava di un sociale che abbiamo attorno oggi a partire dal, dal, dalla, dalla scuola dove vivono i nostri ragazzi. C'è veramente una... <ride> ognuno pensa per sé, come dico io, e lo dico anche per le donne. Ognuno pensa per sé, ognuno sta per sé. E questa è la solitudine che noi ci poniamo dentro, come se, gli altri, come se degli altri non avessimo bisogno. Invece poi ce ne accorgiamo che cosa vuol dire vivere nella solitudine. Io vorrei dire anche altre cose perché per esempio col giovane carabiniere che è andato via ho dovuto ricordarle che oggi ci sono delle giovani carabiniere femmine, io sono in rete, ho una rete particolare, noi del centro antiviolenza dell'Unione delle donne abbiamo una rete che è fatta di carne umana e che vuol dire che può essere anche sfilacciata ma però funziona nei momenti dell'emergenza. C'è una marescialla che parla il nostro linguaggio, non è piemontese, <ride> è di un paese vicino latina, ma è di cioè, accompagnare dal DEI le donne anche rumene, per me che assisto all'incontro e intervengo solo poco, vi assicuro, però accompagno la donna perché lei non si senta sola neanche in quel momento. E aggiungo anche qui che noi negli anni passati, io sono una delle, delle prime <ride> fondatrici del centro, sono anche la più grande, devo dire la verità, e sono ancora là tutti i giorni. E adesso mi piace molto di più perché ci sono le giovani donne, le giovani professioniste, le giovani avvocate e psicoterapeute, che sono di una bellezza infinita vederle lavorare insieme intorno a un tavolo, perché il processo, noi, Possiamo dire che non l'abbiamo mai persa perché abbiamo lavorato insieme come gruppo e accompagnato sia la ragazza stuprata, o violentata, o malmenata o, malmenata o maltrattata. L'abbiamo accompagnata fino in tribunale, mai lasciata sola, neanche la famiglia. Quindi è un modo proprio, come si dice, una tradizione che è cambiata man mano. Man mano, però, non si possono dimenticare queste vite anche delle altre. Stavo dicendo qualcosa della giovane carabiniera della nostra rete, che è una rete comunque che funziona, anche con il pronto soccorso più vicino, perché noi no, non abbiamo l'automobile, insomma, <ride> non abbiamo l'automobile, per cui andiamo nell'ospedale più vicino, che ci accolgono, e per fortuna non ci fanno pagare manco il ticket, sono gentili, carini, tutte quante. Perché... Abbiamo bisogno di avere alleanza col territorio, abbiamo bisogno di relazionarsi con i servizi del territorio, abbiamo bisogno di conoscere chi ci sta attorno non solo dai vicini di casa perché è la prima alleanza che noi facciamo, anch'io per la mia sicurezza, la prima alleanza è quella col vicino. Se io dovessi poco poco urlare o lamentarmi, eh, cinque minuti manco, cinque minuti arriverebbe qualcuno a chiedere che cosa sta succedendo. Ma la stessa cosa faccio io. Una notte qualcuno diceva apri la porta, fammi entrare. E eh, io mi sono alzata, ero già in piedi. <ride> Stiamo a sentire che succede. Quindi non dobbiamo neanche fare finta di niente se ci passa vicino, che ne so la vicina con gli occhialoni oppure, oppure con aria molto ma veramente perché non è, non è come si dice fare gossip ma vuol dire avere un po' di attenzione e di cura anche delle persone che ci vivono accanto così è una cosa d'altra parte noi cioè a Torino c'è veramente un centro a chilometro zero e allora uno si dice, ma come mai le donne non sanno? Questo vuol dire che si intende sempre dire alle più grandi, voi non avete detto, non avete fatto. Non è vero, perché il lavoro politico che è stato fatto in tutti questi anni, che possiamo elencare, l'incontro con i questori, cioè chiedere all'amministrazione un posto per le donne, cioè abbiamo fatto talmente tante cose che io dico, ma possibile che? Eppure è possibile, cioè, la formazione di tutti pronti i pronti soccorsi della, della uh, regione Piemonte l'abbiamo fatto noi, con questionario, andata, posto per l'opposto. Cioè, è una roba impressionante se penso al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Eppure ancora c'è qualcuno che, che non sa che ci sono i centri, perché i centri ragazzi e ragazze è il primo posto dove si impara a fare prevenzione. È il primo posto, è il posto più vicino alle donne, è il posto più accogliente. È una roba. Una, una mia amica mi chiedeva dopo i fatti, l'ultimo fatto di Torino che conosco è quello della donna di, di, di Canelli. È venuta una donna della provincia a dire: Ma tu che cosa fai per queste donne? <ride> Non so se vi ricordate il fatto che era andata a stare con i figli da un'amica, il marito poi le ha chiesto un incontro e lei è andata perché tutte noi ci presentiamo con la bandiera bianca, come dico io, eppure ci uccidono. Lei è andata all'appuntamento col marito da sola, l'ha uccisa con 27 coltellate, c'è cioè una roba e tutti quanti si chiedevano ma come mai? Non, non, non si è rivolta a un centro, non è andata dai carabinieri. Come mai? Forse non sanno. E allora lì, forse non sanno, dice: Ma lei, direttamente a me, seduta di fronte, dice: Tu che cosa faresti? Adesso non vi dico chi era lei, però io ho detto: Ma tu che conosci quella zona? Perché io, tanto tempo fa, quando ancora lavoravo, quella zona la conoscevo benissimo. Tu che adesso vivi là che cosa faresti tu? Metti in movimento, cerca i contatti, vedi. perché le diceva come mai le donne di periferia non sanno nulla, non sanno che esiste il centro, non sanno che deve... come mai le donne non sanno? A volte qualcuno diceva, a volte non voglio neanche sapere. No? Io ho avuto la triste occasione di parlare con tre donne di queste che sono, che sono state ammazzate, a parlare al telefono, non le ho incontrate perché... Io non ho l'automobile, non vado a, a cercare, ma ho parlato ore e ore con loro. Vi posso assicurare che quanto ho fatto per spingere una donna scelta accompagni i bambini a scuola invece di, di tornare. Incontriamoci, anche a mezza strada c'è un pullman, incontriamoci. Lei non è stata capace perché il marito la controllava tutti i momenti, tutti i momenti, ma lei... Non è stata capace di uscire da quella situazione e in quel posto è stata ammazzata. Quindi è una roba veramente che, come dire, nella normalità succedono tante di quelle cose che sono atroci, sono atroci, ma a volte la paura, la paura ci fa uccidere. Quindi l'autodifesa ragazzi, che sia per maschi, per femmine, per... incominci pure, non per spaventare, ma perché l'autodifesa vuol dire avere anche un pensiero qua in testa, dire io sono io, tu non devi abusare di me, vuol dire anche questo. E se dietro un'autodifesa fisica c'è anche un'autodifesa mentale, perché dire io sono non è facile. Ma si può diventare. E poi l'altra cosa per me, che è una cosa importante, dice prevenire. Noi abbiamo affinato talmente così bene la prevenzione che è da raccontare pure divertente, è vero, dopo Parigi. Io a Piazza Vittorio ho avuto paura. Sì, chiudiamo, chiudiamo con una cosa che avevo scritto qua. Intanto no, io volevo dire un'altra un cosa perché... Quando incontro una donna, io inizio sempre dall'inizio. Come vi siete conosciuti? Anche oggi avrei voluto oh, oh, dire delle cose iniziando dall'inizio, con le cose che ha detto Imma di questo luogo. Anche io pensavo, ho detto chissà dove vado, non so, vado in periferia, poi ho visto. E invece è un posto bello, è un posto che tu puoi veramente far vivere a tanta gente e far vivere anche in modo diverso. Perché io penso che seguendo un filo della legalità e seguendo, dicevo alla mia giovane avvocata ieri, se tu segui la legge fai anche una buona separazione e fai anche un buon processo penale che è così difficile, ma intorno a un tavolo si può lavorare. E l'ultima cosa che volevo dire che l'avevo scritta era... Ah sì, io non vedo neanche con gli occhiali, era il gioco. Il gioco ha sempre educato i cuccioli, quindi attraverso il gioco si può anche educare. No? Non c'è bisogno di esagerare. Il gioco può essere divertente, può essere... C'è una cosa che tutti dicono, attraverso il gioco i cuccioli imparano, imparano anche a vivere, a vivere bene. E l'ultima cosa è ragazzi, avete ragione, educare, educare, educare vuol dire non fare scoppiare le guerre, tutte le guerre, anche quelle in famiglia, mi dispiace, ma è così.